doppio appuntamento targato ASI sul Lago di Garda con il tradizionale ASI Nautic Show e con la seconda tappa dell'ASI Giovani Cup, per un connubio in perfetto stile dolce vita grazie all'incontro tra gli iconici motoscafi Riva e le auto storiche, tutti insieme per celebrare il centenario della nascita di Carlo Riva. Siamo qui sul Lago di Garda per il raduno annuale della Riva Society Italia, che quest'anno si chiama 100 volte Grazio Carlo, perché festeggiamo il 100° anniversario della nascita di Carlo Riva, e in concomitanza festeggiamo anche il 20° della Riva Society Italia, che è uno dei 13 dipartimenti di Riva Historical Society ed è anche un club federato con ASI. Abbiamo la fortuna di avere ben 18 imbarcazioni presenti. La più storica è del 1955 ed è un Riva Tritone. Abbiamo la fortuna di avere anche due barche in vetroresina che nascono dopo l'uscita di Carlo Riva dal cantiere, ma ancora su sue indicazioni, che sono i Riva Rudi e Saint-Tropez, che sono delle barche dei primi anni 70. Il mondo delle barche Riva è fatto sì di passione, ma anche di una cultura che si sviluppa negli anni, e per apprezzare appieno queste barche e preservarle nella loro originalità. Questa passione nasce nel 1953. Appena finito la scuola elementare ho cominciato a far barche piccole, sono entrato in cantiere e dopo mi sono messo per conto mio a revisionare Riva. Riva in cosa si differenzia rispetto ad altre imbarcazioni? In Riva la costruzione è il modo di percepire tutti i materiali di prima scelta, legni lavorati molto bene. La barca che è stata revisionata dal mio amico Lazzari negli anni 2007 e tuttora poi l'abbiamo dato ancora un po' di vernice per renderla più perfetta, però la usiamo poco e di conseguenza si tiene come un acquarama, va tenuto con la massima cura di ogni particolare. Nel 92, con degli amici della Riva, quando la Riva ha avuto un po' di passaggi, avevamo creato il cantiere di Sarnico. Io sono andato avanti fino al 2008, poi pensavo di andare in pensione, ma purtroppo la nautica è una malattia e sono tornato ai vecchi amori delle barche d'epoca. Questo è l'evento più importante della Riva Society Italia, presieduta da Riccardo Nocini. L'abbiamo fatta qui sul Garda perché c'era la possibilità di fare un evento assieme agli giovani. Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Carlo Riva e abbiamo già festeggiato Carlo Riva nel Riva Days che abbiamo tenuto a Ginevra alla Société Nautique. Lì abbiamo avuto una trentina di barche provenienti da tutta Europa, una anche dagli Stati Uniti. Invece qui, in occasione del 20° della nascita della Riva Society Italia, ringraziamo Carlo Riva con questo evento che si chiama Grazie Carlo, 100 volte grazie Carlo. Sono venuta a questo raduno con un Ariston di Antonio Gervasoni, conosco il mondo Riva da qualche anno, sono del Lago Maggiore, ma effettivamente sul Lago Maggiore non ci sono tanti Riva, invece qua sul Lago di Garda e sul Liseo una imbarcazione che non passa inosservata e che ha un fascino senza tempo. Io amo particolarmente le auto d'epoca, infatti mi sono approcciata al mondo Riva attraverso dei concorsi d'eleganza però di auto d'epoca e poi ho conosciuto questo mondo delle imbarcazioni in legno che hanno un fascino incredibile. Sono un grandissimo appassionato Riva, anche perché discendo dalla famiglia Riva, dal mio trisnonno Pietro Riva, poi
Ernesto, poi Serafino, e la mia passione è rappresentata da queste barche che colleziono e restauro da moltissimi anni, e non l'ho mai fatto per uno scopo speculativo, ma bensì per l'amore del legno, per mantenere viva la tradizione di questo cantiere fondato nel 1842 e che tuttora ai giorni nostri è simbolo di qualità, di eccellenza in tutto il mondo. La giornata di oggi ha visto creare una sinergia tra due mondi dell'ASI, quello dei giovani e quello della nautica e aeronautica. Ciò ha permesso di far sì che anche i ragazzi si possano avvicinare a un mondo che è in qualche modo diverso da quello del motorismo su strada, ed è un mondo particolare, molto caratteristico e soprattutto caratterizzato da una manualità maggiore nella costruzione, nella manutenzione e anche nel modo con cui si vivono i mezzi storici. Quella che si è creata oggi quindi è una sinergia particolarmente importante, perché serve a sensibilizzare ancora di più le nuove generazioni verso l'artigianalità e verso la personalizzazione, la personalità di una parte del motorismo storico molto importante. E in questo contesto è doveroso un ringraziamento ai presidenti di commissione giovani Costanzo Truini e Nautica Aeronautica Claudio Tovaglieri per aver creato questo evento e questa fusione di tipi diversi e generazioni diverse di appassionati. Sabato 10 e domenica 11 settembre l'ASI Giovani Cup ha fatto tappa sui laghi della Lombardia, prima sul lago di Iseo con la visita alla Riva Vintage Collection e poi a Bardolino, seguendo un programma che più volte ha accostato auto e scafi d'epoca, una formula originale e di grande successo. Scopriamola insieme! Sono venuto qui a raduno con una Porsche 911 serie 996, è la mia prima esperienza, un'esperienza bellissima. Siamo qui tra il lago di Iseo e il lago di Garda, stiamo vedendo dei posti bellissimi, molto velocemente molte cose perché è pienissimo, Costanzo ha organizzato 3.000 attività e devo dire un'esperienza che sicuramente senza ASI non avremmo potuto fare. Ieri abbiamo visitato dei posti molto interessanti, siamo stati, grazie a Costanzo Truini, nostro presidente, insieme a tutti quanti noi giovani, a vedere e visitare il Vittoriale, abbiamo preso traghetti, ci siamo divertiti, ci siamo anche resi partecipi alla sera di un bellissimo apericena sulla splendida vista del lago di Garda. Mentre oggi siamo qua al cantiere nautico Bellini, dove ci sono degli splendidi riva. Cari amici di ASI World, vi invito a partecipare, ma soprattutto venire a visitare questo splendido museo qua al Bellini Nautica. Primo raduno ASI Giovani Cup in questa splendida cornice tra Lago di Garda e Lago di Iseo, occasione del centenario Carlo Riva. Magnifica esperienza tra la nautica Bellini e il giro con gli acquarama sul lago, assolutamente indimenticabile. Passione dell'auto d'epoca da tantissimo, da più di 20 anni, nata sui veicoli d'epoca come le Vespa per poi passare alle automobili. L'ultima appunto è la 911T, acquistata nel 2013 in Olanda, di origine americana, rossa, brutta, poco presentabile, una meccanica però funzionante, una scheggiatura di vernice faceva vedere sotto il suo orange signal, il bellissimo arancio, colore particolarissimo. Ne ho viste due quel giorno, una blu e una rossa, entrambe sotto le scheggiature avevano quel colore, ho detto è lui, è destino. Quindi comprata, portata a casa e cominciato un lunghissimo restauro durato fino a dicembre 2018. Finalmente originale, perfetta, targata su strada e adesso ce la godiamo in queste occasioni assieme all'ASI Giovani Cup. Lei è la piccola Giorgia, la super giovane di questo ASI Giovani Cup, e siamo qui con una Renault Megane Cabrio del 99
che è sempre stata di famiglia e abbiamo messo a posto recentemente, e siamo molto contenti di essere qui in questo evento veramente ben organizzato per quello che abbiamo visto fino ad ora, e sono sicuro che anche il resto sarà estremamente divertente. Siamo a Bardolino sul lago di Garda con i giovani di ASI. Grazie a Costanzo Truini e a tutti i suoi collaboratori sono riusciti ad organizzare la Giovani Cup. Questa è la terza tappa, l'ultima sarà a dicembre, e ogni tappa si è distinta per un argomento diverso. Questo ha unito la nautica con i giovani, quindi in due giorni i ragazzi hanno potuto girare sul Garda utilizzando anche barche d'epoca. Le iniziative che Costanzo con i suoi organizzano tendono sempre a incuriosire e a stimolare argomenti che siano storici, quindi non solo auto, ma che siano anche interessanti per i più giovani. Ancora una volta credo che ASI sia vincente. Non è la prima volta che partecipiamo, ma questa probabilmente, confrontandoci, è stata la volta più piacevole, entusiasmante e sicuramente emozionante. È arrivata questa coppa, questo primo posto oggi, è, che dire, sicuramente uno stimolo per continuare a partecipare, che ci stiamo appassionando da quando abbiamo iniziato qualche mese fa la regolarità, ed è un bellissimo sport, e dobbiamo dire che ogni giorno che passa c'è sempre più volontà di cimentarsi in questa pratica. E ringraziamo chiaramente l'ASI, Costanzo e il presidente, tutti quanti, per aver reso possibile questo evento. Sono stati tre giorni entusiasmanti, dove anche i sogni sono diventati realtà, perché abbiamo permesso ai giovani di ASI di fare delle esperienze da dolce vita, anni 60, abbiamo fatto delle experience sul lago di Seo e sul lago di Garda. Siamo stati a bordo di Riva Acquarama, abbiamo fatto il tour del lago di Seo grazie anche alla collaborazione con Bellini Nautica, ringrazio personalmente il suo patron. I ragazzi si sono emozionati a salire su questi gioielli di altri tempi, ma che ancora oggi fanno ben sperare per il nostro futuro, perché sono veramente degli oggetti unici e indescrivibili. Quindi poter salire a bordo e fare il tour del lago di Seo su questi gioielli è stato entusiasmante. Il primo giorno è stato caratterizzato da auto, ma anche da aerei, perché abbiamo fatto gli accrediti al Museo Mille Miglia, poi ci siamo recati a Desenzano e abbiamo avuto l'opportunità di vedere lo spettacolo delle frecce tricolori, uno spettacolo unico. Abbiamo visto diverse acrobazie, il tempo è stato clemente e questo ha permesso sicuramente di vedere ancora meglio questo spettacolo, che ci rende anche motivo d'orgoglio per tutti noi italiani. Poi siamo andati al cantiere nautico di Casarola, ringrazio anche qui il patron Cesare Casarola per l'accoglienza e l'ospitalità. Abbiamo preso il battello, siamo andati a Gardone abbiamo visto il Vittoriale, dal Vittoriale poi siamo scesi al Savoy Palace, abbiamo fatto un aperitivo con gli amici Riva e poi abbiamo ripreso il battello e siamo tornati a Nautica Casarola. Quindi in un giorno abbiamo unito auto, aerei e barche, quindi veramente grazie ad ASI, grazie al suo presidente il dottor Alberto Scuro e al suo consiglio federale per aver dato l'opportunità ai ragazzi di vivere da vicino questi momenti indimenticabili. A distanza di 3 anni, causa forzato stop per la pandemia, torna in pista all'autodromo di Imola la mostra scambio organizzata dal club romagnolo Auto e Moto d'Epoca, giunta alla 44esima edizione e con oltre 2000 espositori dislocati lungo tutto il tracciato. La mostra scambio di Imola significa 44 anni di collezionismo. È stata la prima mostra scambio in Italia. Abbiamo dovuto necessariamente saltare l'edizione 20 e 21. Saltare due edizioni vuol dire saltare 36 mesi, come per il Palio di Siena, 36 mesi che non vedevano i cavalli sul tufo. E quindi grande euforia per il ritorno del Palio e
e qui grande euforia da parte dei collezionisti per il ritorno della mostra scambio. La mostra scambio significa che cosa? Significa fondamentalmente passione, dove con quattro spiccioli puoi realizzare il sogno di ricostruire la moto che avevi un tempo, dell'automobile di tuo padre. Quindi con quattro soldi realizzi un sogno, cosa c'è di più bello? Credo che la passione che si sente sia questa, sapere di poter coronare un sogno che altri magari non riescono e il tuo sarà un pezzo unico. Questa è la passione per il collezionismo e quindi socialità, apertura, scambio, interagire con gli altri. Parte la mostra scambio di Imola organizzata dal CRAME, il nostro club di Imola, una mostra importantissima e poi quest'anno particolarmente importante perché riprende dopo due anni di blocco, chiaramente legato a tutte le contingenze che ci sono state negli anni scorsi. E qua ci sono una montagna di appassionati, gli espositori sono corsi di nuovo subito numerosissimi, oltre 2000 li abbiamo qua presenti sui 4 km di pista che occupa l'esposizione e tantissimi gli appassionati che hanno ricominciato a vivere il culto a due ruote, a quattro ruote e a condividere in questo momento così bello e così ben organizzato dal CRAME. Questo ritrovarsi è un abbraccio che noi ci stiamo dando e se ci pensiamo un attimo, l'autodromo, se lo immaginassimo per un momento non chiuso, è un abbraccio anche questo. E quindi Imola si rivolge al mondo, ma Imola, grazie a questo autodromo, è diventata famosa nel mondo. Grazie ancora a tutti voi. Grazie. Lo scorso 8 settembre hanno preso il via le giornate mondiali Guzzi, che hanno reso Mandello dell'Ario il centro mondiale della passione motociclistica. Proprio di fronte all'ingresso principale della Moto Guzzi, lo stand ufficiale dell'ASI ha accolto gli appassionati con alcuni straordinari pezzi in esposizione. Passione di italiani, stranieri, eccetera, che sono qui a Mandello è infinita ed è ancora una volta la dimostrazione di quanto questo marchio non sia solo fatto di motociclette, ma fatto anche di persone. E in ogni moto c'è un po' delle persone di Mandello. L'ASI non poteva mancare, il più grande raduno mondiale della Guzzi a Mandello, che è un via vai di moto Guzzi di tutte le età. Questo raduna circa 60-70 mila guzzisti di tutto il mondo. Siamo di fronte al mitico cancello rosso dello stabilimento, di fronte io adesso vedo una coda enorme di persone che vogliono entrare a visitare il museo e anche noi andremo a visitare il museo tutti insieme. Abbiamo voluto mostrare nello stand dell'ASI delle chicche, delle cose che non si vedono mai, un po' come ASI Moto Show. Tra le cose c'è un prototipo Guzzi da corsa che era stato messo insieme ufficialmente e che poi non era stato mai, non era mai uscito. Aveva fatto solo delle grandi prove ma non aveva mai corso. Poi abbiamo anche una Norge, che quindi è una moto mitica in stato di conservazione assoluto, e questo è bello, e vicino abbiamo messo una copia della Norge che era fatta da un piccolo artigiano Corradini ed era una bella replica, una bella copia, prendendo spunto da un vero.